fa anche 10 gol più di Belotti, insomma, ragazzo che magari non può sottovalutare, ma i gol li fa. No, no, ma io allora Sanabria per me è un giocatore straordinario. Io sono un estimatore di Sanabria, ma non da oggi, sì, da tutti sanno, sono da molto prima. Mi ricordo bene quando lui arrivò nel 2021 a gennaio, che eravamo in condizioni non buonissime e fece dei gol importanti per noi, molto importanti per noi. Quindi insomma Sanabria per noi è un gran giocatore, ha una qualità incredibile, un ragazzo straordinario, un ragazzo con un carattere incredibile, sempre disponibile, sempre pronto ad accettare, diciamo, i consigli e a migliorarsi. Sono felice che abbia fatto 10 gol, ma manca ancora 5 partite, quindi insomma lui deve continuare così, e sono felice per lui. Sono un ragazzo a cui sono davvero affezionatissimo, perché è anche un ragazzo silenzioso, un ragazzo che non si vanta di nulla, però ha delle qualità incredibili. E poi mi piace la sua esultanza da quattro anni. Ieri è stato 2 gol italiani, appunto, buongiorno. Per lei che ci sono forse quest'anno pochi italiani da Torino, lo vedete dal prossimo anno che torni un po' più italiano rispetto a quest'anno? Beh, sicuramente sì, noi dobbiamo cercare di, stiamo, ci saranno anche delle regole nuove, per esempio per quel che riguarda la primavera, per cui sicuramente l'obiettivo è quello di crescere, diciamo, dal punto di vista dell'italianità. Poi insomma il mondo è diventato multipaese, quindi multietico, quindi non dobbiamo certamente limitarci, però certamente ad avere giocatori italiani è importante. Ieri c'era in campo, c'era Ricci, c'era Buongiorno, insomma direi che Mandetti ha fatto gol, no, quindi insomma, un po' di italiani ci sono, e certamente dobbiamo crescere ancora di più, e lo faremo anche con la prima volta.